Agora. L'elezione dei quadri dirigenti comunali e provinciali del Partito Democratico è il tema del congresso che si sta tenendo all'Amara Hotel di Mazara del Vallo. È emerso da questo congresso che a livello provinciale è uscito il nome di Marco Campagna, vice sindaco di Castelvetrano. Per quanto riguarda invece il PD comunale, sono emersi due nomi, due candidature, Teresa Diadema e Francesco De Blasi, entrambi consiglieri comunali. Andiamo a vedere quali sono i diktat che stanno emergendo da questo congresso. Abbiamo fatto due interviste, Giorgio Macaddino e Calcedonio Iemmola, e vediamo cosa ne pensano loro e poi vedremo anche quale sarà il risultato di oggi. Si elegge questo pomeriggio il direttivo del PD sia a livello comunale che a livello provinciale. Cosa ci si aspetta? Ma da questa grande sintesi che sta svolgendo il partito nel resto del paese, con l'epilogo, l'apoteosi che vi sarà poi credo l'8 dicembre a livello nazionale, partendo dalla base e quindi dai comuni, nel contesto in questi comuni della provincia di Trapani, nella fattispecie a Mazara del Vallo, ci si aspetta una sintesi che possa racchiudere una proposta alternativa che riguarda innanzitutto il paese, con regole certe, con assetti politici altrettanto certi, con una vicenda regionale che fra virgolette lascia molto a desiderare dal punto di vista dell'azione di governo, fermo restando il grande applauso, l'azione di grande restyling di questa metamorfosi, di debellare forze, potentate, attività burocratiche che hanno lancinato, come dire, il futuro della Sicilia, con queste ingenti risorse piegate soltanto a lobby di poteri e sembra, come dire, per certi versi anche il profilo delle affaristici. Naturalmente c'è un tempo in cui la giustizia dovrà elaborare il resoconto e quando ci saranno i responsi prenderemo atto dell'immane danno che è stato fatto alla Sicilia. Dal punto di vista locale, a prescindere, le operazioni di voto sono mentre parlo in corsa, a prescindere chi la spunterà fra il De Blasi e la Teresa Diadema, sono figure che possono avvocare a sé, come dire, una nuova spinta propulsiva a Mazara con il Partito Democratico, che possa trovare domani un'alternanza, non contro qualcuno, non contro gli uomini che stanno per adesso avendo la responsabilità di governo, ma per un'idea da offrire, una freschezza ritrovata nel continuare a parlare alla gente, ai propri bisogni, alle proprie aspettative e nella libertà più assoluta, con una grande rettitudine non solo intellettuale ma anche di azione di governo, e quindi rispettando la legalità e la trasparenza, possono dare una nuova pagina per la città di Mazara del Vallo. Quale fra due candidati è il suo favorito? Ma tutte e due godono della mia stima. Io ho 46 anni, ripeto, sono adesso, lo posso dire, un semplice iscritto del Partito Democratico, svolgo un'attività sindacale, non prediligo cariche all'interno del Partito Democratico, pur essendo stato uno dei fondatori fin quando il Partito Democratico muoveva i propri primi passi. Quindi fra l'uno e l'altro, ripeto, chiunque arriva sarà il mio segretario di partito locale. Sicuramente quello di oggi è lo start-up per arrivare alle amministrative comunali. In che modo verrà scelto il candidato, se ancora non è stato scelto? Allora, è chiaro che bisogna vivere due aspetti: le regole del partito, che impongono riflessioni, valutazioni, regole che ci sono state, che ci sono, che sono come dire, flessibili, rigidi nello stesso tempo, le regole, e quindi si andrà verso le primarie, si andrà verso una valutazione collettiva all'interno.
governo. Noi diciamo come Partito Democratico, sto parlando a titolo personale, io auspico che il Partito Democratico possa fornire una risorsa umana da offrire alla città, alle altre forze politiche, ai movimenti civici. Se questo non può, non avvenga, perché si nota che in un'altra forza politica, in un altro contesto, fra la gente comune, fra la città, c'è quella persona che ha quelle caratteristiche, che anche il Partito Democratico può riversare le proprie attenzioni e le proprie energie, che ben venga da subito. Io personalmente vedo, ma è una valutazione a titolo personale, poi mi rimetto alle regole del partito, alla democrazia del partito, al volere del partito, ma soprattutto anche di un'eventuale coalizione che nascerà. Personalmente vedo, senza andare addosso a nessuno, rispettabilissime le candidature del sindaco uscente Nicola Cristaldi, ha operato fra mille difficoltà, non bisogna mai dimenticare le questioni in cui stiamo vivendo. È autorevole la candidatura sembra di Siracusa, di Frazzetta, lo è anche quella di Torrente, lo sarà quella di 5 Stelle, quella del Partito Democratico, che può avere, avvocare a sé anche la paternità, o se così non fosse può essere anche confortata dalla convergenza di diverse altre forze politiche o di movimenti, è quella del dottore Bianco, che io custodisco come un valore aggiunto che possa raggiungere il traguardo e della candidatura ed è anche dell'alternanza alla guida della città di Mazara del Vallo. In questo momento si sta votando in aula, lei ha dichiarato palesemente la simpatia nei confronti della candidatura della Teresa di Adema, cosa si aspetta appunto da questo risultato? Non è una simpatia, noi abbiamo fatto un ragionamento politico attorno a Teresa che travalica le questioni, diciamo, mazzaresi, no? Teresa è l'espressione di punta per noi di una nuova politica di rinnovamento del partito che si parte da Palermo, attraversa Trapani, che tenta appunto di, così come io dicevo, diciamo, del mio intervento nel congresso, di tagliare tutte le posizioni politiche, tutte quelle cose che fanno male al Partito Democratico. Purtroppo noi a Mazara non siamo riusciti a, con tutto il gruppo dirigente, a fare di Teresa, diciamo, una candidatura unitaria per essere nel solco, diciamo, di questo processo di rinnovamento del PD siciliano, che rafforzando Baldo Cucciardi, che sta facendo un ottimo lavoro di pontiere nei confronti, diciamo, del partito che è di Crocetta, rafforza Crocetta, rafforza la sua politica di governo efficace della Sicilia e quindi tende a fare del Partito Democratico un partito veramente plurale, aperto, su basi precise della legalità e del buon governo, senza le quali questa Sicilia, diciamo, con tutto quello che abbiamo osservato, stenterà a ritrovare il bandolo della matassa. Ecco, quindi la nostra è una opzione politica, è una posizione politica non di distingo, noi siamo portatori di una politica che è questa. Dagli altri non abbiamo sentito purtroppo, diciamo, quali sono l'alveo politico su cui si incardina questa candidatura di Ciccio De Blasi, autorevole pure essa, io sono, non abbiamo niente da dire contro Ciccio, però pensavamo che la candidatura di Teresa segretaria, diciamo, cittadina del circolo del PD, avrebbe consentito al partito stesso di rafforzarsi, di avere un respiro più di carattere più regionale, solo questo. Sicuramente il voto di oggi aprirà le danze anche per le future amministrative su Mazara che si avranno in primavera. In che modo verrà scelto il candidato? Si è già fatto il nome del dottore Bianco? Assolutamente no, questo è un congresso del partito. Il congresso del Partito Democratico a Mazara tende soltanto a costruire, diciamo, il Partito Democratico, la governanza del Partito Democratico. Noi abbiamo detto in più salse, ma poi spetterà al segretario che sarà eletto democraticamente dal congresso, assieme a tutto il gruppo dirigente,
dare la linea che non può essere quella che il Partito Democratico con i propri tesserati o gente di area si candida a governare questa città, certamente assieme a altre forze che vorranno condividere, diciamo, il proprio progetto, ma è un passaggio successivo. Pino Bianco è una assieme anche ad altri, c'è in campo, si parla, il chiacchiericcio di Mazzara è straordinario, diciamo, si parla anche della candidatura di Palermo che oggi ha fatto il suo intervento, ha detto, ma non è questo il problema. Io sono sicuro che il Partito Democratico assieme al Movimento del Centro-Sinistra saprà scegliere il candidato che riuscirà a vincere e a governare questa città. Pino Bianco è un'autorevolissima persona che, diciamo, gravita nell'ambito del PD, che ci può dare anche quel valore aggiunto, ma ce ne sono tanti altri pure, no? Sicuramente saranno anche tante altre le possibili candidature per il PD, nello specifico, allora, su Mazzara, il PD riuscirà ad essere coeso su un unico candidato? Certamente sì. E se avremo difficoltà, saremo tante bravi da eliminarli, in ogni caso potremmo anche fare delle primarie, uno strumento che il partito ci consegna come strumento di decisione e soprattutto di coinvolgimento della città. Insomma, non credo che il congresso di oggi mi autorizza a sperare che questo partito riuscirà a dire la sua in modo autorevole in queste città. Finisce l'esperienza da presidente comunale del PD, un importante passaggio di testimone al consigliere Francesco De Blasi. Quale eredità si lascia e cosa ci si aspetta dal nuovo coordinatore comunale? Intanto ringrazio tutti gli iscritti, i simpatizzanti, tutti i cittadini che hanno partecipato a questa bella, intensa ed emozionante giornata. Una giornata di democrazia, una giornata di incontro, una giornata di confronto sui temi più importanti, non solo politici ma anche politici amministrativi. Io lascio, ho fatto una breve relazione che era un po' il mio, il sunto di questi anni di esperienza da presidente del partito, e penso che l'eredità che raccoglie Francesco è un'eredità piuttosto importante e pesante, perché i temi su cui noi abbiamo accentrato l'attenzione sono i temi poi quelli più importanti che attanagliano la nostra società: una forte crisi occupazionale, una crisi di valori e di identità, e una crisi anche nel riconoscimento della politica come arte nobile, fanno di questo nostro ambito qualche cosa che viene guardato con grande sospetto e con grande distacco. E allora
questo servirà per rilanciare la nostra azione, servirà per fare ritornare la gente alla politica, quelli che si sono allontanati, quelli che hanno avuto un certo disamoramento e quelli che purtroppo sono stati abbastanza scontenti e sconfortati e si sono dedicati ad altre scelte, hanno fatto altre scelte. Allora noi abbiamo approntato ognuno dei candidati, ringrazio anche per questo Teresa Di Adema che ha dato anche un contributo volendosi candidare con una proposta alternativa a quella di Francesco De Blasi, ma che giustamente ha dato anche forza ed impeto alla sua mozione, ribadendo il fatto fondamentale che Mazara rimane collegata come città all'ambito regionale, rimane collegato anche all'interesse che Crocetta, che il nostro governatore, ha per questa città. E allora vince Francesco De Blasi con un numero abbastanza forte di consensi, non ci aspettavamo, noi ci aspettavamo che la cosa doveva andare così, perché giustamente non abbiamo fatto la proposta, anche la proposta di Adema, come contrapposizione, ma semplicemente per aprire un dibattito all'interno del partito e per creare delle condizioni di agibilità, di democrazia dentro il partito stesso. Quindi lasciamo a Francesco De Blasi un'eredità importante, un'eredità di rispetto delle varie identità che ci sono all'interno del partito, anche delle minoranze, perché se noi siamo minoranza nel partito non ci sentiamo tali, nel senso che daremo e continueremo a dare grossi contributi e vogliamo dire sempre la nostra. Quindi la città di Mazara del Vallo da questo momento in poi ha un segretario comunale che è una figura importante per quanto riguarda il futuro delle scelte politiche. C'è una nuova classe dirigente che si formerà in base alla lista dei sostenitori delle candidature, e quindi l'organismo verrà completato al più presto e finalmente possiamo poi pensare a impostare un discorso sulle future e prossime amministrative. A proposito delle amministrative, come si sta organizzando il PD? La sua candidatura è sempre possibile oppure no? Ma vedi, io qualche tempo fa ho dato la disponibilità come uomo a che all'interno del partito si facesse un ragionamento per un'ipotesi, non sulla persona di Palermo Giovanni, ma su una serie di nominativi che devono venire dal partito stesso. Il Partito Democratico ha all'interno uomini e donne capaci di svolgere, di interpretare questo ruolo, ha delle potenzialità enormi, e quindi io ritengo che in questo momento è abbastanza un po' precoce parlare di candidature già nominativamente utili. Noi parliamo per ora di un progetto. Il progetto nasce dal Partito Democratico e quello che è fuori dal Partito Democratico è un'altra storia, è un'altra cosa. Quindi noi faremo in maniera che nei prossimi ragionamenti si vaglieranno una serie di candidature. Io vi ricordo che il gruppo dei consiglieri comunali subito dopo la vicenda dei revisori dei conti hanno candidato l'amico Augusto Marconi a sindaco, come possibile candidato sindaco di questa città. Lo stesso amico Calcedonio Iemmola, per dirimere certi dubbi, ha posto a disposizione del partito la sua candidatura. Che assieme a quella mia, assieme a tutte le altre che verranno, poi saranno la piattaforma su cui discutere e quindi creare forse delle condizioni di competizione primariale o anche altre forme di scelta. Io ritengo di mettermi a disposizione del mio partito, come ho sempre fatto d'altra parte, perché non mi sono mai sottratto né tirato indietro di fronte a tutte le manifestazioni del mio partito, e quindi penso che anche in questa vicenda vorrò dire la mia.
I numeri di questo congresso sono tanti, abbiamo visto 173 votanti per il coordinatore provinciale e coordinatore comunale, sono 173 i voti per Marco Campagna, poi 142 per De Blasi, 28 per Diadema, 3 nulli. Quindi possiamo benissimo affermare che il coordinatore comunale di Mazara del Vallo è Francesco De Blasi. Andiamo a vedere cosa ci ha detto. 142 voti su 173 votanti, un plebiscito, sicuramente grande emozione ma anche tanta responsabilità dietro. Assolutamente sì, io infatti nel saluto di congedo che ho fatto stasera dico io ringrazio i 173 votanti. Non guardo i miei o gli altri elettori, noi siamo il Partito Democratico che ha un compito fondamentale, quello di andare incontro alla gente con lo spirito di unità, con la convinzione delle idee e con la forza delle persone. Noi oggi non possiamo arrogarci il diritto di andarci a contare a destra e a sinistra, questa è la più alta dimostrazione di democrazia che esiste all'interno del Partito Democratico, il confronto aperto, un confronto tra amici, tra colleghi di partito, ringrazio anche l'occasione la collega Teresa, la Teresa Diadema. Non andiamo a contarci, ripeto, abbiamo ad assurgere una responsabilità, quella di essere domani il pungolo per una nuova amministrazione. Sicuramente adesso si parte, quale sarà il primo passo? Il primo passo ce ne sarebbero tanti da fare, spero vivamente, intanto il mio obiettivo quantomeno è come primo posto di avere una sede fisica. Trovare una sede fisica significa avere un punto di incontro che può essere settimanale, quindicenale, in base a quelle che sono le disponibilità, non mie, ma di tutto il partito. E una sede fisica significa anche un momento di confronto, anche per scherzare o per dire delle cose serie. Quantomeno i cittadini devono sapere che il Partito Democratico c'è, ha una sede fisica dove confrontarsi. Ho detto bisogna confrontarsi sulle idee, non sulle persone. Non troveranno facile terra su di me. Io non vado contro le persone, io vado contro le idee, che se sono sbagliate, perché le condivido e sono giuste. Confrontiamoci su questo, non su un altro. Sicuramente adesso il momento politico è molto particolare, ci avviciniamo alle amministrative comunali, in che modo arrivare uniti e vittoriosi? Ma secondo me con la più grande condivisione possibile, non ci sono fortunatamente ad oggi, e penso che non ci saranno con la forza che ha questo partito oggi a Mazara, delle imposizioni dall'alto. La responsabilità è quella di avere il candidato, che può essere non per forza del Partito Democratico, ma del Partito Democratico. Possiamo avere anche uno spirito di coalizione. L'importante è che il candidato che noi andiamo a trovare sia quello che incarni i principi del Partito Democratico. Poi se ha la tessera o non ha la tessera, questo secondo me ad oggi è relativo. Però dico, stiamo parlando oltre, perché è giusto che all'interno dietro un segretario c'è un grande direttivo e il confronto avverrà anche nelle nostre stanze, ma non segrete per credo. I nomi che si sono fatti finora sono quello di Giovanni Palermo, anche il dottore Bianco, c'è la possibilità anche in un futuro di fare delle primarie, immagino. Guardi, lei mi fa dei nomi autorevolissimi, non troverà facile porta nell'individuare un altro candidato. Io dico che, ripeto, se il candidato sarà quello che incarnerà i principi fondamentali del Partito Democratico, secondo me neanche ci sarà bisogno delle primarie. Intanto mettiamo in campo le reti. Mettiamo in campo le reti, perfettamente, visto che la mozione parlava di nuova rete, sì, mettiamo in campo le reti, ma non per dirla in mazzarese a magliare, ecco, vorrei dire. Le reti serve perché proprio per incrociare tutte quelle che sono le nostre idee, per poter portare un plus al partito, ma soprattutto alla città di Mazara del Vallo, che è poi quella che ci chiede in questo momento. Agora.